Esatto, quindi iniziamo una carriera, quello sì, ovviamente dipende, con lasciate un mi piace, un commento, vediamo quanti sono interessati alla serie, se vogliamo appunto farla proseguire. Niente, oggi sono in un commentary, quindi questo è solamente un video che ormai è già stato fatto, solamente lo commentiamo un pochino, senza la webcam ovviamente perché non siamo in diretta in questo momento, giocheremo ovviamente campione, 5 minuti. E niente, io ripeto, ho visto un pochino di novità su FIFA 18, adesso ovviamente quando carica tutto ve lo faccio vedere anche. Ecco la squadra Pescara, nominerò il nuovo allenatore, mamma mia che orgoglio, mamma mia che orgoglio sto qua. Mamma mia che orgoglio sto qua deve essere. E niente, io ho visto novità, io, anche voi l'avete visto, quelli che avete già giocato, le novità in calciomercato, hanno messo le clausole, le decisorie, i bonus, cioè molto, molto fatto bene. Qua ovviamente giochiamo sempre il nostro torneo che è offerto gentilmente per guadagnare i big money, qui ci sono ovviamente ecco il trofeo delle stelle, poi ci sono gli assistenti dell'osservatore, e i nostri obiettivi stagionali eccetera eccetera. Qui c'è gli osservatori, dove li vogliamo mandare, uno lo mando in Scozia che secondo me potrebbe trovarsi qualche grasso giovanile, lasciamo l'Arabia Saudita a posto e uno lo mettiamo, l'abbiamo detto che non mi ricordo, mi sa che l'ho messo in Stati Uniti se non mi sbaglio. Vediamo un po', Crochet, Stati Uniti ho messo. Eh sì, Stati Uniti sarà. Ho scelto Stati Uniti, va. E niente, sì, la Major League Soccer, che ha già dei giocatori molto interessanti da un certo punto di vista. E niente, oggi solamente la dimostrazione è che qui ci sono già giocatori che, diciamo, si possono mettere in evidenza. Francesco Della Rocca fortissimo, ve lo consiglio a tutti. No, vabbè, dai, scherziamo ovviamente. Niente, quei giocatori che si vuole si mette in lista perfetti nel hub mercato, perché quest'anno sì, c'è il hub mercato, non è più contatto al giocatore o per il prestito o per l'acquisto, no, prima lo metti nel hub e basta. E poi da lì si può provare a fare i tentativi eccetera eccetera. Quindi hanno cambiato, qui ci sono i nostri obiettivi che sono qui, eccolo qui, Bali, ce l'abbiamo visto, ce l'abbiamo messo in preferenza, ma adesso, qui c'è il staff Primavera, che più di tanto non ci interessa, ma solamente prendiamo uno per cercarci ovviamente il settore giovanile che ci serve, e io sono andato su Igor Mirmic, il croato, quindi questo osservatore ci farà seguire i giovani, perché è importante una piazza come Pescara far esplodere qualche giovane per rivenderlo o farlo un talento, no? 90.000 euro in 3 mesi, bella roba. E questi sono ragazzi i nostri giocatori, direi che siamo messi abbastanza bene, con questi giocatori già si potrebbe direttamente partire, insomma, la carriera senza comprare nessuno, senza vendere nessuno, perché siamo a posto. Poi la carriera ci offre una certa occasione e noi la sfruttiamo, quindi in vendita è Stendardo, abbiamo messo qui anche Fornasier, Biraghi lo richiamiamo indietro, allora Biraghi in prestito dalla Fiorentina, in vita reale viene riscattato, qui no, grazie FIFA, quindi cosa vuol dire? Biraghi vale tanto, io me lo sono preso indietro e lo proviamo a vendere per un bei 4 milioni, Memushai che qui abbiamo messo Noma, torna al Pescara e farà il titolare, perché in questo momento ho detto aspettiamo un attimo perché sai 50.000 euro, sono 50.000 euro. Adesso siamo qua raga, il primo giocatore che andremo a cercare è un siriano, ma non un siriano a caso, ma è un siriano bomber, è un siriano che spacca, che farà il trascinatore, il bomber vero, Omar Alsomah, 28 anni, Pescara interessato e sarà una trattativa molto difficile.
trattativa difficilissima sarà qui, e qui ci sono tutti i giocatori che abbiamo messo in preferenza. Vedete Letizia, non si può che in prestito, Coda è appena arrivato, Gemello è appena arrivato, Millingham è appena arrivato, Luongo che può venire, ma costa, Cruz ha una clausola di 5 milioni circa, Jedina che è appena arrivata, no? Quindi poi li tiene lì, magari per il prossimo anno si può vedere. Qui ci sono un paio di islandesi, Magnusson anche, Bjarnason, l'ex incredibile, Adnan, insomma tanti giocatori che ovviamente non compreremo tutti, una lista, sai, per vedere per esempio Griffiths è anche uno che costa. E adesso si va a trattare per Omar Alsomah, qui c'è il suo procuratore, ma in teoria alla fine vedo che è l'allenatore, cioè non ci sono i procuratori, no? Cioè gli allenatori fanno tra di loro, va bene, perché sappiamo che le società fanno, non è che l'allenatore va là, eh. Alsomah abbiamo proposto Balzano. Allora io ho detto così perché di solito sempre mi scambiano, se entro il terzino destro mi offre il sinistro, quindi ho detto vabbè proviamo Balzano e magari se ci sarà un terzino sinistro che sarebbe ottimo. Invece no, mi dicono un attaccante, una prima punta, e questo è un problema per il Pescara che non c'ha le punte. A parte Ganz e Pettinari, c'è Forte che è troppo scarso e Cocco. E Cocco che è un giocatore che mi piace. E che possiamo fare? Non possono essere tutti. E allora Cocco proviamo. 15.637.000 euro. Noi ovviamente non ci abbiamo i soldi, guardate, siamo almeno 4 milioni. E qui si tenta una cifra di 10 milioni 800 e qualcosa. Ma no, 13.600.000 il cartellino. Allora vuol dire che il Pescara rifiuta e non ce la fa. Questo non è bene, perché quando tu rifiuti, se viene la prossima volta, 13.600.000 scordateli, cioè, è così sempre. E qui arrivate ragazzi, la offertona dell'anno per Andrea Rossi. Andrea Rossi, 520.000 euro, ci sono già tanti. Ma attenzione, perché no? Perché noi diciamo di trattare. Allora, che facciamo? Rossi è scarsa, 30 anni. Mettiamo una clausola di vendita a 7%. A 7% e nuova offerta del cartellino 600.000 euro. Procediamo e accettano. Accetta la squadra della Major League Soccer. E insomma, se dopo dipende da Rossi, e magari Rossi dice no, non sono interessato al progetto e resta a Pescara. Ma questa squadra che ha accettato, 7% in caso di futura rivendita e 600.000 euro per una pippa. Ho detto ottimo, l'abbiamo venduta incredibilmente. Abbiamo venduto una pippa, con tutto rispetto per Rossi, ma in questi anni ce l'ha fatto il suo e basta. Ormai 30 anni e non lo fai più, miracolo. Avete visto anche Memusha è tornato, perché comunque è un giocatore importante, ma anche dal punto di vista da venderlo, ma anche dal punto di vista di tenerlo a centrocampo, che è fondamentale anche lui, insomma, grazie a EA, che insomma Memusha non è più pescarese ormai, no? Però EA non ha capito che prestito con diritto di riscatto, grazie EA, grazie mille. E qua ragazzi, trofeo Stelle Europa, stadio Nether, stadio più brutto dei FIFA, Pardo e Nava sempre in telecronaca, e questa è la finale del trofeo, insomma di fase preparativa diciamo. Ho simulato tutte le partite perché insomma giocarci tutte, sai, è un pochino troppo, quindi ci giochiamo il posto in finale. Eccoci me in tuta sportiva, tutto pronto, la finale parte qua con il Pescara in possesso palla, ma subito al minuto successivo, ovvero il trend successivo, no, ma più in là, palla in mezzo, un semi cross perché non era proprio palla alta, palla dentro, Proietti prova di prima e la mette, 1-0 Pescara, così con il cross di Zampano, Mattia Proietti la mette, insomma un talismano che
non ha ancora un certo potenziale, ma ovviamente è appena arrivato dal Bassano Virtus. Qui attenzione, Pettinari, Pettinari, controllo destro a incrociare nel 7. Stefano Pettinari che dice vuole riscattarsi della stagione. Bruttissima in Serie A col Pescara e ovviamente a Ternana. Quindi Pettinari, un uomo protagonista anche in questa partita, vuole riscattarsi tutto quello che ha sbagliato in scorsa stagione. Ed è 0-2 del Pescara, quindi il trofeo sembra ormai in mano. Attenzione qui però un disimpegno del Pescara e qui la squadra avversaria punisce, l'Alcoron punisce la difesa pescarese, così un 1-2, 4 minuti da fine con Dumitru, più recupero. Dunque un pizzico di speranza ancora per i padroni di casa. Qui Pigliacelli poteva qualcosina farlo meglio perché il tiro non era incrociare, ma comunque un tiro non era abbastanza forte, quindi hanno accorciato, ma non c'era più tempo e il Pescara ha vinto il trofeo preparativo, il trofeo Stelle Europa. Qui c'è Biraghi che si è tagliato tutti i capelli dall'altro anno. E complimenti, Biraghi, incredibile. E niente, insomma, un trofeo giusto per guadagnare soldi, perché altrimenti non si giocava gratis, non si gioca mai. Insomma, ogni somma che viene al Pescara Calcio, ogni fottuto soldo è importante per questa società, che sappiamo che più di tanto non si può permettere, soprattutto in questo caso che vuole prendere Omar, insomma, che è un giocatore che gioca in Arabia Saudita e che prende tanti soldi. Insomma, vediamo come andrà a finire qui. Coda, capitano, addirittura Andrea Coda che alza il trofeo in cielo. Gli arbitri sono solamente tre e applaudono addirittura. Va bene, Coda ancora in festa. E poi ovviamente il flash dei fotografi, con tutta la squadra e soprattutto fotoricordo, con come la dice Pat Coppa. È il Dance. momento di sorridere alle tante macchine E la prima fotografiche andata, davanti a loro. ovviamente campione, giocheremo tutte le partite, che è molto molto più competitivo. E dunque vittoria del Pescara, e adesso si prosegue avanti ovviamente le trattative del mercato e si parte proprio qua, ancora per Omar Alsomah. Vedete, 15.685, Pescara che non c'ha i soldi, non c'ha ancora, perché insomma 15 milioni sono tanti, eh. Allora che facciamo? Abbiamo detto proviamo a 12 milioni, ma no, questo, adesso non vedi, addirittura l'alzano a 15.700.000. Vedete come cambia la storia? Prima ti hanno offerto 13 milioni. Adesso, allora dico, vabbè, proviamo 13 milioni, allora, 13 milioni netti, netti. E parte l'offerta. Ma accettano, accettano. Ci hanno, diciamo, hanno detto va bene, e adesso, quando hanno accettato, bisogna, insomma, col giocatore parlarne, no? E quindi si tratta col giocatore per gli stipendio, che è la cosa più difficile nel mondo del calcio, perché perché prima tu devi pagare i soldi al club e poi bisogna anche il giocatore pagare i soldi, quindi non è semplice. E guardate il nostro budget stipendi, 8.000 euro, malissimo. Qui vabbè, è un giocatore cruciale, gli fa piacere, ma cioè, insomma, il ruolo di squadra sappiamo quale è di Omar, insomma, un contratto di 4 anni. Invece no, lui vuole due, e diciamo va bene, dai, 2 anni va bene, perché magari possiamo anche prolungare un contratto, anche se poi non è semplice. Quindi la clausola decisoria, vedete, abbiamo messo che non ci sarà, anche, ma a me non mi piace le clausole mentre, perché. E qui arriva il bello, 58.000 euro a settimana. Ma non avete idea, questo per Pescara non si può mai permettere in vita sua. Qui noi facciamo la controfferta e vuole addirittura i bonus, guardate i bonus, vuole addirittura i bonus.
Attenzione a cosa abbiamo fatto, guardate, stipendio 1 euro. 1 euro. 1 euro, ma non è apposta, è che ho perso un pochino i conti, quello che ho fatto. No? E visto che io non c'ho i soldi, no? Guardate, non ci siamo, speriamo venire. La nuova offerta ci è perfetta, al somma non è più interessato. Io, ma che cazzo, non è possibile, ho detto. Poi qua, insomma, l'offertona per Cristiano Biraghi dal Genoa. Insomma, Biraghi noi vogliamo vendere, abbiamo detto. Vogliamo vendere. Mettiamo quasi 1.500.000 e... Però, vedete che rifiutano. 3.700.000, ma io non ci sto. Non ci sto. Facciamo a 4 milioni. E clausola diventa 5%. E dicono non vogliamo che la trattativa salti e quindi accettano. E a me sta bene, adesso ripeto tutto a Biraghi, probabilmente dirà sì perché inseriava. Siamo contenti, quindi con la vendita di Biraghi si potrebbe trattare per Omar Alsomah. Altrimenti ci possiamo anche dimenticare l'accordo. Qui si passa avanti, le giornate, si fanno crescere i giocatori lì a destra. Insomma, come ogni anno, diciamo, questo, no? Qui ci sono reso conto, messi a squadra primavera, vedete, ci ha trovato Joshua Janssen, un promettente, vedo qua, olandese, e io, sai che vi dico, lo promuovo in prima squadra, esatto, l'abbiamo promosso in prima squadra, perché ha qualità molto importanti, possiamo vedere. Insomma, il vivaio, quando si fa, è poi molto importante per la crescita di ragazzi che, diciamo, ti possono fare tante belle cose in club. Lorenzo Gallo, Giovanni Conti, Giuseppe Lombardi, mamma mia. Italiani veri proprio, mamma mia. Qui non abbiamo ingaggiato nessuno perché eravamo ancora sperimentando un po'. Quindi non abbiamo fatto niente. Qui ancora, ragazzi, si torna per Alsomah. Ancora Cocco in gioco. E di nuovo si parte trattativa dopo che abbiamo venduto Biraghi. E qua. Quindi 3 anni. Niente clausola. Ancora vuole 58.000 euro a settimana. Vuole 1.650.000 di bonus di ingaggio in caso 15 gol con la maglia del club. E qui io ho detto, vedete, ancora i soldi non ci sono, perché 58.000 euro sono tanti, tantissimi. Allora che facciamo? Ho detto vabbè, modifichiamo bonus oppure rimuovo bonus, ho detto, guardate, perché c'è 1.385.000. Allora ho detto ah, va bene, la facciamo così, allora mi dai stipendio 66.000 a settimana. E provo ancora una controofferta. Oppure no? Aspetta, vediamo se sì, è ancora una controofferta. E abbiamo provato. Vediamo un po', 66.000. Bonus ingaggio 800.000 euro. No, vuole 840.000. Proprio nero sul bianco. Allora proviamo 820, ho detto, dai, no, 840. Accetta oppure va cara. E allora abbiamo detto, va bene, accettiamo, affarone. Che il Pescano si può ogni giorno permettere per Omar Alsomah. Buona idea quanti soldi sono sto qua. Quanto abbiamo? Allora, noi abbiamo pagato 13.500.000 più Cocco al Ahli. E poi 66.000 euro a settimana si prenderà sto qua. Mentre Forte prende magari 5.000 euro a settimana o 2-3. Che non parliamo di Del Sole che prende 2.000 euro a settimana. E questa è la nostra, ragazzi, la nostra rosa, la nostra squadra. Ancora in sviluppo, ma in questo momento è completa. Non ci sono nessun tipo di problema. Ritorniamo a Campagnaro, saremo bei 5 tosti difensori. E niente, il modulo l'ho cambiato perché
modulo zemaniano non mi sta nella rosa, quindi ho voluto due punte centrali, perché insomma Gans, Pettinari e Alsomar sono le punte più importanti della squadra. Qui abbiamo ancora scelto quale modulo utilizzare per la squadra e alla fine siamo passati al 4-2-2-2, che è un modulo a mio gusto molto offensivo, perché quasi è quasi come un 4-2-4. Praticamente le ali sono molto larghe, però il 4-2-4 è proprio ultra offensivo e non mi piace. 4-2-2-2 è un modulo molto bello. Qui ci sono le riserve, Capelluz in prestito, Forte Triestino. Questa è casa mia, ha detto Forte. Questa è casa mia, non attaccare, non vendermi. È Forte che insomma poche chance di giocare. Mancuso, Benalì saranno i titolari nella squadra. Del Sole farà sempre la panca, sperando di entrare e che non mi fa più quelle cazzate, sbagliare quei tiri. Jansen, 62 overall, una gran prospettiva, giovanissimo, ha qualità. Lì c'è Ranfoz Serasi che non voleva andare, nessun motivo, via. Io ho provato, ma lui ha detto io resto a Pescara, e allora resti a Pescara e farai la panchina tutta la stagione quasi, perché qua che concorrenza c'è lì a centrocampo, Selasi. E qui raga, la partita importante. Attenzione, Coppa Italia, Ferrara-Pescara, Spal-Pescara, si gioca questo turno di eliminazione diretta. Il Pescara ovviamente non vuole perdere. Pardens e Nava in telecronaca. Dunque tutto pronto, Spal-Pescara, i giocatori sono in campo, Pescara c'ha la seconda maglia, guarda fluorescente. Hanno preso l'ala che gli mancava, giocatore veloce. Dunque tutto pronto, questa Coppa Italia Spal-Pescara, partono i padroni di casa molto alti, con tanto palleggio, possesso palla, che addirittura non lasciano il Pescara toccare un pallone in questi primi 6 minuti e così fa il gol subito. Paloschi, neanche un tocco del Pescara, la Spal è in vantaggio. Insomma, momento pazzesco, ma vero. Alberto Paloschi fa subito 1-0. Dunque il Pescara dovrà reagire molto in fretta se vuole portare la partita in parità. Ma Pettinari qui, guardate cosa fa per Del Sole, che la butta in terzo anello e si deve vergognare Nando Del Sole. Il suo piede mancino la tira troppo alta, troppe emozioni così. Il tecnico Roya rimane sconvolto dall'errore di Del Sole. Ma poi Pescara ancora insiste con Capone, sinistro piattone, palo clamoroso, pazzesco ma vero. Pescara che ha preso le mani in carta in regola. Ma attenzione alla Spal, colpo di testa, traversa, incredibile, incredibile da tutta parte. Partita pazzesca ma vera, succede di tutto qui in questa Coppa Italia, eliminazione diretta. Ma al secondo tempo Latelat se ne va, se la divora Latelat, che tira centrale, intuisce tutto Gomis. E dunque il Pescara decide di insistere ancora, sta giocando bene la formazione di Roy, che la mette dentro Pettinari, e il miracolo ancora di Gomis. In questo momento Capelluzzo fuori, entrerà Simone, Andrea, Gans entra in campo, poi Koulibaly per Palazzi, 1-2, Latelat la mette dentro per Pettinari che non sbaglia e fa 1-1 Stefano Pettinari. Sempre lui, il più in forma in questi precampionati, in questa Coppa Italia, sta veramente in grande forma Stefano Pettinari, che non si divora le occasioni concesse dal tecnico Roger, lo mette in campo, gli dà fiducia Stefano Pettinari. Dunque il pareggio del Pescara al 63esimo,
partire. Ma attenzione alla SPAL e segna il 2-1 3 minuti più tardi, anzi 4, con Antenucci. Beffati ancora gli abruzzesi, incredibilmente SPAL di nuovo torna in vantaggio dopo neanche un pochi giri d'orologio. Qui la disperazione di Pigliacelli, la spalla in festa, incredibile. Passo sulla sinistra. Un vero peccato per il Pescara che non molla, con Lattelat sulla destra, se ne va. Ancora Lattelat, Lattelat fino al fondo, la mette indietro per Pettinari. Pettinari, raga, 2-2, Stefano Pettinari. Mamma mia Pettinari, che non si ferma più sto qua, non si ferma più. 2-2, ancora lui, Stefano Pettinari, grande azione di Lattelat che va sulla corsia destra, che poi mette il riferimento indietro per Pettinari, l'appoggia col piattone, sul primo palo, bravissimo, non è finita Lattelat, la mette così sul mezzo, Capone, colpo di testa fuori, incredibilmente Capone, se l'ha sciupata Capone, Cristian. Ha impattato male il pallone, non c'è che dire. Grande occasione, entra Baez. Attenzione ancora Baez, la grande occasione di Baez, che parte in velocità Jamie Baez, l'uruguaiano. Baez fino al fondo. Baez la vuole mettere in mezzo, non ci arriva nessuno. Koulibaly, poi Palazzi, ce l'ha sul mancino. Palazzi, il giro, rete di Palazzi, rete di Palazzi, Andrea Palazzi, Andrea Palazzi, 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 piatto a giro, gran gol, davvero regista, Andrea Palazzi, 3-2, pazzesco ma vero. SPAL muta in questo momento, finisce la partita incredibilmente, vince il Pescara per 3-2, partita spettacolo qui a Ferrara, passa il Pescara, complimenti alla SPAL, anche al Pescara, ma alla fine vince la formazione di Roy. Si aggiudica così di passare il turno eliminatorio di questa Coppa Italia. Stefano Pettinari con 3 tiri e 2 gol. Voti altissimi in pagella, grande soddisfazione personale per Pettinari. E dunque niente, qui abbiamo vinto la SPAL. E niente, qui c'è, raga, abbiamo provato l'ultimo colpo Magnusson, perché abbiamo venduto Fornasier, quindi avevamo 4 difensori il totale circa, anzi 4 più 1 sono 5, e Magnusson ha detto va bene, vengo, è tutto pronto, tutto pronto, noi accettiamo che non c'è la clausola niente, poi viene lì, voglio 25.000 euro a settimana. Vedete, Magnusson gioca in un club in Inghilterra e lì i soldi sono big, e qui come evidentemente potete vedere noi abbiamo provato il bonus ingaggio a mettere a zero, ma tutto inutile era, la trattativa è andata sfumata. E niente, raga. Così finisce questo calcio al mercato. Così questo è il Pescara. Il prossimo video si parte con la stagione contro l'Ascoli. E se vi piace, se un commento mi piace. E niente, grazie a tutti per la visione. Ci vediamo ovviamente nel prossimo video del Carismo. Bella!